Buongiorno a tutti e benvenuti a Masterchef TV, il training broadcaster di Anna Boris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte della comunicazione di Anna Boris. Davvero lieto di essere qui con voi per accompagnarvi verso l'evento a cui state per assistere, dandovi ancora un caloroso benvenuto in questa sezione sicuramente particolare del palinsesto. Vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione dedicata al CERS, il Centro Ricerche e Studi di Alma Laboris Business School, un hub dove si confrontano le professionalità del mondo del lavoro attuale, ma in realtà del contesto professionale e socio-economico in cui tutti siamo immersi per confrontarsi appunto su tutte quelle che sono le tematiche di maggiore interesse nel contesto professionale e per i giovani di oggi e del domani. Oggi si parla di un'associazione sicuramente molto importante, di un gruppo universitario più che di un'associazione, di un team ufficiale di corse, di Unibo Motorsport, il team ufficiale di corse dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, diviso in tre progetti principali: un'auto a combustione, un'auto elettrica, una moto elettrica. Tante in realtà sono le sfaccettature che approfondiremo in questo incontro, composto da oltre 250 studenti di diverse facoltà. Molto importante sottolineare appunto la multidisciplinarità, come vedremo in seguito nel nostro dibattito. Dal 2009 partecipa a vari eventi di Formula SAE, dal 2018 agli eventi Moto Student. Competizioni che permettono di sfidarsi a livello internazionale con le università, praticamente di tutto il mondo, lavorando come un vero team di corse per raggiungere determinati risultati. Abbiamo con noi Riccardo Lutti quest'oggi per raccontarci di più su Unibo Motorsport. Buongiorno Riccardo e benvenuto su Alma Social TV. Buongiorno, buongiorno. E intanto ecco, ti chiedo subito di darci una piccola panoramica sul fatto che molto spesso, secondo me, chiaramente non ha ragione, non si collegano ambiti come quello dei motori e l'ambito delle università, delle associazioni, che sembrano molto distanti, ma in realtà si uniscono benissimo in questa e in tante altre associazioni di tutta Italia. Che cos'è Unibo Motorsport e quali sono i suoi obiettivi? Allora, hai fatto già tu una bellissima panoramica. Sì, noi siamo un'associazione studentesca, siamo nati nel 2009, quindi questo è il nostro 15º anno di team. E, è nata ovviamente con l'università. Si è visto che in America era nato questo progetto in cui gli studenti progettavano e sviluppavano auto da corsa stile Formula 1, quindi a ruote scoperte. Di dimensioni ovviamente un pochino più ridotte, e è piaciuto molto l'idea, e 10 studenti nel 2009 sono andati da un professore a raccontare il progetto, a chiedere se si poteva dare il via. Questo progetto è stato nei primi anni tanto supportato dall'università a livello di proprio know-how e supporto economico. Ovviamente sono stati loro i primi finanziatori del progetto. E poi man mano siamo diventati sempre più indipendenti, finché nel 2015 non siamo diventati anche tra virgolette un SB, perché l'università voleva che ci rendessimo sempre più autonomi, sempre più formati su tutti gli aspetti che riguardano una vera e propria azienda. Infatti adesso noi abbiamo varie divisioni. Adesso ci sono io che sono il team leader, che mi occupo un pochino più della parte esecutiva, ma adesso ho un direttore operativo che si occupa anche dal punto di vista della sicurezza, un direttore finanziario che si occupa di tutto ciò che è l'amministrazione, il bilancio e via dicendo. E quindi ci stiamo strutturando sempre di più come una vera azienda, con ovviamente l'università che ci segue sempre, ci copre le spalle, ecco. Come hai detto tu, abbiamo tre divisioni: lato tecnico, quindi noi abbiamo la macchina elettrica, la macchina a combustione che in realtà stiamo trasformando in ibrida, stiamo aggiungendo due motori all'anteriore in wheel, e la macchina, non mi ricordo se avevo detto macchina moto prima, comunque appunto sia la macchina sia la moto elettrica. E gareggiamo in campionati internazionali, quindi noi ad esempio l'anno scorso siamo andati in Ungheria, siamo andati in Spagna piuttosto che in Austria, in Croazia e via dicendo, per gareggiare contro università derivanti da tutto il mondo. Ma quando si parla di tutto il mondo, veramente c'è chi arriva dall'India, chi dal Canada, chi dal Brasile, cioè arrivano veramente da tutte le parti. Le competizioni principali sono in Europa, quindi diciamo che giochiamo anche un po' in casa, ce n'abbiamo una anche in Italia, a Parma, a Varano de Melegari. L'obiettivo è portare in pista questi prototipi e vincere con questi prototipi. Ogni anno si riprogetta da zero, cioè si parla proprio di ogni anno cambiano le persone all'interno del team,
cambiano le figure, perché comunque tutto questo è contemporaneo all'università, quindi ti toglie tanto tempo. Una volta che hai fatto un anno da magari responsabile, direttore tecnico, direttore operativo, team leader, tendenzialmente torni anche un pochino di più a dedicarti allo studio. E quindi c'è un cambio generazionale molto importante. Ogni anno la vettura si riprogetta, non dico da zero, ma quasi, e si rifà tutta la produzione collaborando con tantissime aziende per portare in gara un prototipo nuovo. È sicuramente molto importante, però, ecco, chiederti a questo punto il fatto, ecco, interessantissimo intanto che lavorate come una vera e propria scuderia, siete una vera e propria scuderia da questo punto di vista, che chiaramente porta dei prototipi semplicemente perché appunto sono le regole della competizione, immagino, ecco, quella di portare dei prototipi. E interessante anche a questo punto da parte mia, secondo me, chiederti come selezionate gli studenti per far parte di questo tipo di gruppo, di associazione, in che modo? C'è soltanto una parte meccanica? Chiaramente no, non è così. E in che modo, ecco, si entra a far parte di una scuderia del genere? Allora, noi ogni anno a settembre-ottobre facciamo un primo grande recruiting in cui noi magari presentiamo i prototipi all'interno dell'università, andiamo a presentare in aula il progetto, insomma spieghiamo bene nel dettaglio agli studenti quali sono i ritorni del progetto, ma anche che cosa richiede il progetto, perché ovviamente bisogna avere le idee ben chiare per entrare in un progetto del genere, non si può fare tanto per. A quel punto, dopo aver presentato il progetto, gli studenti possono iscriversi banalmente a un form, e ci sono alcune piccole domande tecniche nel momento in cui si parla dal lato tecnico, qualche piccola domanda più attitudinale nel momento in cui si parla di reparti più gestionali, ecco, passando dal marketing alla logistica, all'HR, ecco. E poi si fa un piccolo colloquio con i responsabili, quindi ognuno si candida per, chi vuole entrare si candida per 1/2 reparti, e poi ci sarà un colloquio molto informale con i responsabili, ovviamente siamo tutti ragazzi, quindi l'informalità è alla base, e per valutare un pochino sempre le competenze, l'attitudine delle persone. Quello che viene soprattutto richiesto è la voglia di imparare, la voglia di mettercisi, perché nessuno entra qua dentro che ha un bagaglio di competenze incredibili, siamo tutti universitari. L'importante è entrare qua, aver voglia di imparare dagli altri, mettersi in discussione, quindi quello è quello che viene davvero cercato nelle persone. Attitudini sicuramente umane, oltre che dal punto di vista tecnico, ecco, per l'appunto. I risultati... Sì, scusa se interrompo, anche perché essendo 250, ormai quasi 300 persone, l'abilità di lavorare in team è una cosa fondamentale, perché sennò non si vivrebbe all'interno del progetto se ognuno pensasse al proprio orticello. Assolutamente, mi hai parlato di tante competizioni, anche appunto dal punto di vista internazionale. Qual è il risultato di cui vai più orgoglioso tu e qual è quello che intendete raggiungere in futuro? Allora, quello di cui vado più orgoglioso, diciamo che io sono un po' di parte, perché a me devo dire che sono sempre piaciuto un pochino più le moto delle macchine, fin da piccolo mio padre è sempre stato un appassionato, quindi sono sempre stato un po' di parte, quando sono entrato nel team ho sempre pensato alla moto, e diciamo che a ottobre 2023, quindi 6-7 mesi fa, abbiamo vinto il campionato mondiale con la moto, quindi la competizione era ad Aragon in Spagna, e c'erano 70 team, di cui 30 combustione e 40 elettrici. Noi ovviamente eravamo nella categoria electric, e derivanti da 4 continenti, cioè abbiamo visto, abbiamo parlato con team, abbiamo scambiato know-how con team derivanti da tutto il mondo, e alla fine abbiamo vinto il campionato mondiale, quindi diciamo che è stata una grande soddisfazione, sì. E forse non ci può essere una soddisfazione più grande, sinceramente, complicato. Per questo, da questo punto di vista, davvero davvero fantastico, Riccardo. Io credo sicuramente che voi siete dei pionieri dal punto di vista della tecnologia innovativa. Come vengono finanziate queste tecnologie? È importante anche stabilire la sostenibilità di questo progetto. Allora, in realtà sì, abbiamo tante aziende che ci finanziano, poi noi collaboriamo con le aziende in tantissimi modi. C'è chi dà più un supporto economico, chi un supporto tecnico a livello proprio di consigli sulla progettazione,
E poi c'è, si parla di fornitura di materiale, lavorazioni, trattamenti, tutte queste cose qua. Quindi noi collaboriamo con un ventaglio di aziende molto ampio. E, le aziende ci finanziano per avere dei, ovviamente per avere anche dei ritorni. Vi porto l'esempio di Ducati, che è il nostro main partner della moto elettrica. Ducati ha iniziato a collaborare con noi nel 2017. Per caso, tra l'altro, ci siamo incontrati al Museo Ducati, oddio, si sono incontrati, io non ero ancora nel team, ovviamente, si sono incontrati al Museo Ducati, i ragazzi del team che c'erano allora, hanno incontrato Claudio Domenicali e hanno buttato lì l'idea, ma perché non facciamo insieme una moto elettrica? Quindi, ecco, la collaborazione è nata un pochino così per caso. Bene. Ducati era molto, molto interessato ad entrare in Moto E, era ancora, non c'era ancora la Moto E, era molto interessato ad entrarci, prima c'era solo Energica, e quindi ci ha utilizzato un pochino, diciamo, come banco prova. Abbiamo sviluppato insieme la prima moto, nel senso loro ci hanno finanziato, noi abbiamo sviluppato la prima moto, gli abbiamo passato il nostro know-how a livello di caratterizzazione celle e via dicendo, e poi Ducati è adesso in Moto E, c'ha il monopolio della Moto E a tutti gli effetti, e questo è uno dei tanti esempi, ecco. Davvero fantastico il fatto che un partner del genere, con personalità del genere, viene nominato Domenicali, voglio dire, hanno scelto di credere in questo progetto. Io ti chiedo a questo punto come vedi il futuro, come vedi anche il futuro tuo, se vogliamo, se questa cosa, questa passione continuerà anche e soprattutto in un ambito professionale, quali possono essere gli sbocchi a cui si accede frequentando questo tipo di gruppo, cioè in che modo si è agevolati effettivamente nel mondo del lavoro e quali sono gli spoiler per il futuro a questo punto? Allora, parto dal futuro del team. Come ti ho detto prima, vabbè, la moto è diventata campionessa mondiale, adesso abbiamo riniziato da zero qualche mese fa e stiamo riprogettando una moto nuova per mantenere il titolo mondiale, ecco, quello ovviamente è l'obiettivo. A livello di monoposto, quindi di auto, molto ambiziosi gli obiettivi, non che il campionato mondiale non sia ambizioso, però lato auto abbiamo dei competitor, specialmente in Germania, che sono veramente veramente forti, quindi il nostro obiettivo è quello di arrivare a livello dei top team mondiali. La combustione passerà ibrida, come ti ho detto prima. Il progetto è davvero molto interessante, svilupperemo un pacco a supercondensatori, motori elettrici sono un po' particolari, quindi ecco, l'obiettivo è portare in pista una macchina ibrida che possa essere a livello dei top team mondiali, ci possa garantire i risultati che abbiamo sempre avuto con la macchina a combustione. La macchina elettrica è l'ultimo progetto entrato, è nato nel 2019, poi c'è stato il Covid, quindi è sempre stato un discorso un po' travagliato. L'obiettivo anche lì, livello dei top team mondiali, noi vogliamo implementare tante innovazioni quest'anno e l'anno prossimo, tante innovazioni, portare in pista una vettura molto molto performante e addirittura introdurci la driverless, quindi andare a introdurre la guida autonoma all'interno del veicolo. Noi già abbiamo un piccolo reparto che studia la guida autonoma su un prototipo in scala 10-1, quello che è il nostro obiettivo è andare ad unire le nostre competenze lato SAE, che è la nostra formula, e le competenze lato software della driverless. E sperando ovviamente di ottenere risultati migliori possibili. Futuro mio, ora non so dare ancora una risposta precisa, io sono ancora in triennale, poi il team, ci sto dedicando tanto al team in questo momento, quindi il mio obiettivo ora è far bene con il team. Diciamo che spero che la passione per il mondo del motorsport potrò continuare a provarla anche nel mio ambito lavorativo al di fuori dell'università. Io lo spero tanto, Riccardo, anche perché appunto siete un gruppo giovane, tu sei giovane e soprattutto siamo in sintonia dal punto di vista dell'obiettivo, quello di avere l'obiettivo entrambi, noi al Manaboris Business School e voi Unibo Motorsport, lo sviluppo dell'individuo, perché in effetti dopo il risultato del campo, in questo caso della pista, c'è sicuramente lo sviluppo dell'essere umano e del professionista, dunque non possiamo che augurarvi un grosso in bocca al lupo e sperare che questa partnership prosegua con altri eventi insieme, magari in presenza. Assolutamente, assolutamente. Ne saremmo davvero felici, quindi ancora grazie Riccardo e grazie Unibo Motorsport. Grazie a voi, è stato un piacere.
Molto felici di avervi avuto con noi, molto contenti, ecco, appunto, di questo evento e di questa partnership. Grazie a tutti coloro i quali ci seguono, ma soprattutto a coloro i quali ci riseguiranno, perché appunto l'evento sarà sempre disponibile sul nostro canale YouTube, alla pagina della Social TV del portale di almalaboris.com, quindi ci sarà modo chiaramente di riguardarlo on demand. Vi auguriamo buon proseguimento con il nostro palinsesto.